causato da una scarica elettrica. L'incidente sul posto di lavoro a Seravezza è grave al Cisanello. Un uomo di 35 anni stava facendo manutenzione ad una grondaia di una casa. Colpito anche il collega, ma non è in gravi condizioni. Aperture anticipate, non siamo pronti, lo dicono gli esercenti di bar e ristoranti. Bene riprendere le attività, ma ci sono troppe incognite su come garantire la sicurezza e sui dipendenti da assumere per la stagione. La sport e il takeaway, un disastro, non copriamo le spese. Spiagge a prova di Covid, 8 giovani architetti toscani lanciano il progetto per salvare la stagione estiva. La zona balneare è divisa in settori nel segno della libertà, ma anche della distanza. Una gara di solidarietà per affrontare la pandemia, l'idea lanciata dal Rotary Club, pronti 11.000 euro per salvare le famiglie in difficoltà. Bentrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale che, come avrete sentito dai titoli, apriamo con la cronaca. È grave, ricoverato al Cisanello di Pisa un uomo di 35 anni dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica. Stava effettuando lavori di manutenzione ad una grondaia di un'abitazione a Seravezza. Vediamo questo primo servizio. Grave incidente sul lavoro venerdì mattina. Due operai stavano facendo la manutenzione ad un'abitazione di un condominio in via della Chiesa Ripa nel comune di Seravezza ed erano nel cestello di una gru. Entrambi sono rimasti folgorati da una scarica di corrente da un traliccio che era comunque distante dal cestello alcuni metri. Stavano facendo le ultime manutenzioni che c'avevano da fare, saldare la carta catramata sul tetto, insomma quella roba lì. E quel ragazzo è scivolato perché ha preso la scossa, dopo è cascato giù e ha picchiato la testa intera, non lo so. Un 34enne residente a Lucca è caduto da circa 3 metri riportando vari traumi. Non era cosciente al momento in cui è stato soccorso ed è stato trasferito in codice rosso con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Cisanello. Dopo essere stato rianimato per arresto cardiaco, per fortuna il cuore ha ripreso a battere quando è partito per l'ospedale. L'altro operaio, un 30enne, è stato trasferito invece in codice giallo all'ospedale Versilia. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca di Querceta, l'automedica di Camaiore oltre all'elicottero Pegaso. Per gli accertamenti, personale della medicina del lavoro dell'ASL e i carabinieri. Cambiamo argomento, gli esercenti di bar, pasticcerie e ristoranti esclusi al momento dalla fase 2, tranne che per i servizi di asporto e delivery, si avviano comunque verso la riapertura che, stando alle ultime notizie da Roma, potrebbe essere anticipata al 18 maggio. Noi abbiamo incontrato qualcuno di loro, ma si dicono essere incerti su come organizzare le proprie attività, non sanno che tipo di personale assumere, quanti assumerne e soprattutto sono estremamente incerti per quanto riguarda le misure di sicurezza e su come possono organizzare d'ora in avanti le proprie attività. Sentiamoli. Ne vale la pena? No, se vai a vedere quello no, però anche se fosse 50 euro sono buone. Perché soprattutto col gelato le persone amano prenderlo e mangiarlo passeggiando. I servizi da asporto e delivery, un motivo per uscire di casa, per non deprimersi, ma certo non per guadagnare e pagare le spese dell'attività. Non è ancora la fase 2 per loro, i titolari dei bar e delle pasticcerie della passeggiata e del centro di Viareggio. In alcune regioni, sulla base dell'evoluzione della curva del contagio, queste attività, insieme ai parrucchieri e ai centri estetici, potranno alzare le saracinesche 2 settimane prima, già il 18 maggio, secondo quanto dichiarato dal Premier Conte, una prospettiva che però non incoraggia gli esercenti. Come? La domanda, ma come? Non si sa. Levando i tavoli, ma levando i tavoli mi entrano 4 persone, perché poi a sentire non possono stare neanche allo stesso tavolo due persone, quindi 1, 2, 3, 4, che facciamo? Tanti gli interrogativi a cui ad oggi non si riesce a dare risposta, soprattutto tra coloro che dovranno gestire locali di piccole dimensioni, situazione ben diffusa a Viareggio, e assicurare che non si creino assembramenti. Sembra un'impresa.
Se mi vengono le persone a pranzo, quante ce ne posso mettere? Capito? Non vale la pena dal punto di vista economico, vale magari dal punto di vista emotivo, perché così uno non sta a casa, soprattutto cerca di mantenere il contatto con i clienti che comunque al lavoro ci sono, perché questo è un locale che serve le persone che lavorano, un locale di servizio. Il personale niente, solo io, perché bisogna essere, il locale piccolo, quindi è meglio stare da soli per il momento. Le cose tutto la porta via, vuole una brioche nel sacchetto, la portano via, e le pasta la stessa cosa. Quanti dipendenti avresti? Ma normalmente in stagione due. Che quest'anno non penso. Quest'anno penso forse neanche uno, non lo so. E in soccorso alla stagione estiva, in particolar modo agli stabilimenti balneari che stanno vivendo un momento altrettanto incerto, arriva il progetto presentato da 8 giovani architetti toscani. Si chiama Estate in Sicurezza, un progetto che punta sulla libertà ma anche sulla distanza. Sentiamo. Obiettivo: salvare la stagione estiva 2020. 8 giovani architetti toscani hanno voluto lanciare un progetto nuovo in soccorso agli stabilimenti balneari e a tutti coloro che in questi tempi di coronavirus non vogliono rinunciare al mare. Si chiama Estate in Sicurezza ed è già visibile nei canali social. La proposta è pronta per essere valutata dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria. Per gli stabilimenti balneari della Versilia e non solo, è ancora un momento di incertezza assoluta. Il coronavirus modificherà il nostro modo di vivere la spiaggia e anche la vita di chi dovrà gestire le proprie strutture garantendo la massima sicurezza. A maggio avviato non si sa ancora come, mancano le certezze e i tempi stringono. Se si aspetta ancora, lo hanno detto a più riprese i balneari, la stagione rischia di saltare. Secondo questo gruppo di giovani, tutti tra i 28 e i 30 anni, ci potrà essere un'estate in sicurezza, senza divisori di plexiglass o strutture simili. Anzi, l'obiettivo, spiegano, è quello di coniugare libertà e rispetto delle distanze fisiche tra le persone. La zona balneare viene divisa in settori: l'ingresso, la spiaggia e il mare, suddivisi a loro volta in compartimenti più piccoli e collegati da percorsi ad un'unica direzione. Distanziare i lettini non è più sufficiente, perché non riduce il rischio di assembramento, ma bisogna lavorare sui flussi e sulle monodirezionalità. Una volta che la postazione è occupata dall'utente, l'utente si muove verso il mare attraverso percorsi monodirezionali, cioè a senso unico, che evitano il rischio di assembramento. La nostra soluzione poi si basa anche molto sulla flessibilità, cioè che è adottabile anche dalle spiagge libere, ad esempio. Stiamo infatti già lavorando e collaborando con alcuni comuni proprio su questa idea, e in più la sostenibilità, che cioè che noi usiamo praticamente materiali a chilometro zero, quali corde, legno, pallets, canapa, perché l'obiettivo che ci vogliamo prefissare è quello di non mettere barriere, perché le barriere sono l'anti-architettura, cioè come in tempi di pandemia non deve morire, non deve venir meno la democrazia, non deve venir meno neanche l'architettura. Intanto continuano i controlli da parte della polizia di Viareggio, controlli che non sono rallentati anche in questa delicata fase 2. Nella mattinata gli uomini dell'anticrimine del commissariato di Viareggio, nel corso di un servizio finalizzato a individuare coloro che tentano di monetizzare e speculare sul fenomeno, hanno controllato in via Marco Polo a Viareggio un viareggino che tentava di vendere ai passanti mascherine di dubbia provenienza. L'uomo è stato portato in commissariato per essere denunciato per vendita di merce contraffatta e sono state sequestrate circa 100 mascherine, una visiera protettiva e alcuni profumi con marchio contraffatto. Facciamo il punto sull'emergenza. Anche i dati di oggi sono positivi, quelli diramati in serata dall'ASL Toscana Nord-Ovest. Non c'è alcun nuovo decesso in provincia di Lucca, mentre sono 3 i tamponi positivi. Un positivo nella piana di Lucca, nel comune di Lucca, un nuovo caso in Valle del Serchio e un altro solo caso in Versilia, nel comune di Viareggio.
Continuano le iniziative di solidarietà da parte del Rotary Club, 11.000 euro per le famiglie in difficoltà. È una vera e propria gara di solidarietà quella a cui stanno partecipando i soci dei 66 Rotary Club del distretto della Toscana, anche con l'ausilio dei giovani Rotaract, per aiutare le loro comunità ad affrontare la pandemia del coronavirus in quella che è stata definita una sfida senza precedenti. Il Rotary non rimane passivo come soggetto di impegno e solidarietà e cerca di individuare azioni di servizio verso le comunità ed i suoi maggiori bisogni sanitari e sociali, tanto più in questo tragico momento. In particolare il Rotary Club Viareggio Versilia, dopo un primo intervento a favore dell'ospedale unico, ha raccolto con il contributo di Coop Tirreno una cifra importante in buoni spesa che verranno distribuiti nei 7 comuni della Versilia con la collaborazione degli assessorati al sociale e delle associazioni di volontariato che operano sul territorio. Il Rotary ha deciso di monitorare quelle che poteva essere l'evoluzione di questa emergenza. Dopo un primo momento strettamente legato all'aspetto sanitario, quello che in questo momento preoccupa è il comparto sociale e le numerose famiglie che nei 7 comuni del territorio versiliese sono in sofferenza e hanno veramente difficoltà ad andare avanti. Per questo motivo abbiamo messo a disposizione con il contributo di Coop Tirreno 11.000 euro che verranno distribuiti grazie agli assessorati al sociale e alle associazioni di volontariato che lavorano sul territorio. Sappiamo che è una piccola cosa, però speriamo che possa portare un sorriso e un attimo di sollievo a chi è in difficoltà. Nel giorno dei funerali a Napoli anche la Versilia ha omaggiato Pasquale Apicella, l'agente scelto di polizia morto il 27 aprile in un incidente stradale contro un'auto di malviventi. Anche la Versilia lo ha omaggiato, vediamolo in questo servizio. Si sono svolti a Napoli i funerali solenni dell'agente scelto di polizia Pasquale Apicella, morto il 27 aprile scorso a seguito dell'incidente con un'auto di malviventi che nella fuga hanno speronato la volante su cui Apicella prestava servizio, uccidendolo sul colpo. In occasione del rito funebre, in tutta Italia alle 11, le forze di polizia hanno osservato un silenzio radio e schierato le pattuglie in omaggio all'agente deceduto. Anche a Lucca ha avuto luogo la celebrazione in Piazza Napoleone, dove si sono schierate le pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Alla cerimonia hanno preso parte anche alcuni dei nuovi agenti di polizia municipale che stanno prendendo servizio in questi giorni. In provincia la celebrazione è stata effettuata nei comuni in cui sono presenti distaccamenti di polizia. Qua siamo in Piazza Mazzini, a Viareggio, mentre questo è lo schieramento di fronte al pontile di Forte dei Marmi. È tutto per questa prima parte del nostro telegiornale, facciamo adesso un breve break pubblicitario e poi torniamo con le notizie da Lucca e dalla Valle del Serchio, tra poco. Ben ritrovati in questa seconda parte del TG Noi. A Lucca sono riprese le ispezioni conservative esterne nella facciata della chiesa di San Michele. L'indagine adesso si occupa delle pareti laterali, ne è emersa una situazione preoccupante. Vediamo perché in questo primo servizio. Un'altra delle attività che sono ripartite con l'inizio della fase 2 è quella del restauro e della conservazione dei beni artistici e culturali. È dunque ripreso il lavoro di valutazione delle condizioni delle chiese del centro storico lucchese, in particolare quella di San Michele. Già oggetto di un'indagine conservativa per quanto riguarda la facciata eseguita lo scorso anno, l'attenzione dei restauratori si è adesso concentrata sulle pareti laterali esterne e sul campanile. Un lavoro che ha portato alla luce una situazione abbastanza preoccupante, sia per la conservazione del monumento, sia soprattutto per l'incolumità delle persone, vero obiettivo primario di questo genere di indagine. Esattamente, infatti il nostro intervento specificatamente al punto principale ha come obiettivo quello di togliere queste criticità, cioè le parti che a una revisione quindi diretta, un'osservazione diretta, sono in imminente stato di caduta e quindi con un intervento manuale che non può essere fatto in un'altra maniera, ovviamente non certo con un drone o con altri mezzi del genere, quindi arrivando manualmente
togliamo quello che noi valutiamo e vediamo come evidente pericolo. Questo ovviamente toglie il pericolo imminente, però è chiaro che il degrado nel tempo continua. La situazione generale purtroppo non è buona, varia da punto a punto, però ovviamente diversi decenni di mancati restauri e soprattutto di mancata revisione hanno portato a una condizione, a uno stato conservativo che purtroppo non definirei buono. Ecco. Spostiamoci adesso a Capannori, dove c'è una notizia positiva per quanto riguarda una RSA. Dopo giorni di polemiche, nella casa famiglia L'Aquilone non c'è stato alcun contagio e si prepara alla fase 2. In questi giorni di polemiche, inchieste giudiziarie, contagi e decessi nelle RSA, una notizia positiva arriva dalla Piana di Lucca. Alla casa famiglia L'Aquilone di San Leonardo in Treponzio, struttura residenziale per disabili, attiva dal 92 e gestita da Anfas Lucca, non c'è stato nessun contagio. Il 9 marzo, prima che il governo decretasse il lockdown, abbiamo fatto una scelta dolorosa ma necessaria e abbiamo chiuso le porte della nostra struttura. Abbiamo rinunciato a ciò che riteniamo fondamentale per i nostri ragazzi, vale a dire la socializzazione e l'inclusione, ma la tutela della loro salute era ed è la priorità assoluta. La paura è stata grande e le rinunce pesanti, ma le famiglie hanno condiviso questa scelta e hanno collaborato per tutte quelle commissioni necessarie, come andare in farmacia o fare la spesa. Il ritmo delle giornate alla casa famiglia è stato completamente stravolto dalla chiusura, ma gli operatori lo hanno ridisegnato in modo da creare una nuova routine per i loro ospiti e dare comunque una forma rassicurante al tempo. La fase 1 dell'emergenza è passata ed è andato tutto bene. Il 17 aprile infatti la ASL ha effettuato i test sierologici, che sono risultati tutti negativi, e ha verificato gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Passiamo adesso allo sport. La disciplina del beach soccer è in attesa di capire se potrà svolgere l'attività agonistica a partire dal 1° di giugno. Per ora c'è stato solo un rinvio, ma manca ancora l'ufficialità. Sentiamo Roy Lepore. La disciplina del beach soccer è in attesa di conoscere se potrà svolgere l'attività agonistica, che dovrebbe iniziare ufficialmente a partire dal 1° giugno prossimo con la Euro Winners Cup, ossia la Champions League su spiaggia, che è programmata a Nazaré in Portogallo. A causa del Covid-19 però non ci sono ancora notizie ufficiali. In assenza delle opportune certezze sanitarie però il torneo potrebbe slittare. C'è attesa per capire le prossime mosse del governo quali saranno, visto che l'attività sarebbe dovuta iniziare a giugno inoltrato, dopo la Euro Winners Cup. Stando ad alcune indicazioni per le sedi delle varie competizioni, a Napoli sarebbe programmata la Coppa Italia, la Final 8 ad Alghero in Sardegna. La Lega Nazionale Dilettanti inoltre si pronuncerà solo quando la situazione sarà ben delineata. Al momento quindi non c'è l'ufficialità di uno stop alle gare di beach soccer, ma solo un rinvio, anche se, inutile nasconderlo, c'è molta apprensione fra gli addetti ai lavori di capire cosa ne sarà del futuro anche di questa disciplina come delle altre, soprattutto anche in città, dove esiste ovviamente da molti anni il Viareggio Beach Soccer, con una struttura molto importante, il Matteo Valenti, che prima è stato al Muraglione in Darsena e poi ora da alcuni anni è al Bagno Flora di Viareggio. Non si sa anche lì se potrà essere montata per iniziare un'attività. Ci fermiamo qui anche per questa parte, di nuovo una breve pausa pubblicitaria di qualche istante e poi torniamo. Eccoci rientrati, terza parte del TG Noi, non abbiamo altri aggiornamenti per questa edizione. Grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona serata, arrivederci.